un'atmosfera davvero romantica. E per ora ringraziamo Lucio Cacace, Saura Lesti e Antonio Tebaldi. Vedete queste due sedie? Allora, le interviste più importanti si fanno da seduti e fra poco ci sarà un'intervista di un grande personaggio di questa città. Lui ha intervistato, pensate, 348 persone in 6 anni, oltre 261 le puntate della sua trasmissione, un talk show che si chiama Pur Parler, un talk show che parla di tutti. Pur Parler è il talk show di tutti, questo è proprio il nome di questa iniziativa editoriale. Tra poco salirà sul palco questo ragazzo, del quale ancora non vi svelo il nome, ma molti di voi lo conosceranno, perché non solo è stato ospite di diverse testate giornalistiche locali ma anche nazionali, è stato su Rai 3, su Rai 1, è stato alla Vita in Diretta, e di lui ha parlato anche Panorama in un'intervista speciale. Lui fa domande, come spiega dal suo profilo Facebook, di tipo esistenziale con varianti in base alle puntate. Per esempio, quella di questa sera sarà una puntata speciale Pur Parler rosa, ma c'è stato Pur Parler stories, puntate relative al lavoro, all'attitudine, agli hobby delle persone, Pur Parler quando la registrazione era all'aperto e quindi in esterna, Pur Parler sfida, un confronto bonario su due punti di vista opposti, ma poi Pur Parler eyes, quando inquadra solo negli occhi i suoi intervistati. E pensate che nella sua carriera ha intervistato le tipologie più vaste di persone, dalla mamma a DJ Ralph, da Bobby Solo a Brigitta Bulgari o addirittura a Rocco Siffredi. Credo di essere pronta per presentare Giacomo Innocenti in Hawaii. Prego, un applauso per lui. Giacomo questa sera farà un'intervista, lo abbiamo detto che sarà in onda breve il canale, il suo canale YouTube è www.youtube.com/Pur Parler, e Giacomo a breve avremo questa intervista di Pur Parler rosa a Laura Biagetti. Chiaramente io non vi svelo chi è Laura Biagetti, sappiate che in questi ultimi giorni è diventata una vera e propria bandiera di Foligno e ce lo svelerà il perché. Giacomo, intanto complimenti. Innanzitutto devo dire grazie per l'accoglienza e per la bella presenza di quante persone siamo. Veramente tante, guarda, io vedo, cioè questo, da qui abbiamo una vista di voi che siete veramente un fiume, senza stop visivamente. Tra l'altro Giacomo, per me è un grande onore presentarti, perché lo dicevo, dietro le quinte davvero la costanza, la fantasia, la curiosità di così tante interviste è davvero una cosa che ti rende onore e che ci fa molto piacere. Ti lascio grazie. La scena Giacomo. Molto gentile. Allora, signori e signori, buonasera e benvenuti al Pur Parler rosa, una variante del mio talk show che faccio in casa, che non ho mai fatto, perché si chiama appunto Pur Parler rosa, in onore della notte rosa. Ho il grande piacere questa sera di avere una particolare campionessa atleta di atletica leggera di corsa. Sto parlando di Laura Biagetti. Prego. Grazie. Ciao bella, ben trovato. Allora, ho scritto un'intervista su misura, su tuo fare e su temi inerenti alla corsa e alla vita. Allora, comincio a fare atletica. Comincio a fare atletica quando aveva 11 anni. Mi racconti l'inizio di questa tua corsa? Inizio a scuola? Allora, io ho iniziato a scuola grazie a un maestro molto preparato, che è Leonardo Carducci,
che penso che conosceranno tutti qua a Foligno. E ho iniziato con le gare della scuola e poi ho iniziato con la vecchia ASA a Foligno, che aveva un gruppo di ragazzi e insieme a mia sorella abbiamo iniziato a correre. Nel 2006 addirittura arriva tra le ultime ad un campionato italiano di categoria. Sì, è stato a tuo pensiero ciò che segna, insegna? Sì, è la cosa che insegna di più. Ciò che segna è la cosa fondamentale per andare avanti. L'essere umano è l'unica macchina che più la utilizzi e meglio rende? Questo è difficile. Domandona! Secondo me l'essere umano è una macchina che cioè, la si deve sfruttare bene. Se la si sfrutta troppo non rende, e se la si sfrutta troppo poco non rende al massimo per quello che vale. Quindi una persona deve essere in grado di sfruttarla al meglio per rendere al massimo quello che vale. Certo. Dividi una gara in tre parti. Corri la prima con la testa, la seconda con la tua personalità, la terza col cuore. Quanto ti alleni mediamente quotidianamente? Allora, di solito noi dividiamo l'anno, quindi inverno dove facciamo diciamo più chilometri, e per chi è del settore magari lo capisce meglio, però diciamo che d'inverno noi ci alleniamo, cioè atleti magari ad alto livello come me si allenano anche 9 volte a settimana, quindi facendo una seduta al mattino e una seduta al pomeriggio. E l'estate magari ci si allena un po' meno perché ci sono competizioni più ravvicinate tra di loro e comunque anche più caldo, quindi è più difficile magari allenarsi di più, cioè facendo magari più ore di corsa o allenamenti più lunghi e intensivi. Quindi diciamo che mediamente mi alleno per un minimo di 7 volte a settimana o un massimo di 10. Tutto il tempo lì? Sì. Poi nel 2007 l'esplosione sotto la guida di Fabio Fantalla, che saluto, che non so dov'è ma lo conosco. Cresce tantissimo fino a scalare le classifiche nazionali di categoria. Le persone cristiane fanno sì che possiamo andare, tra virgolette, più veloci nella vita. Questo è personale, non è di atleti. Le persone giuste sono le persone fondamentali che se tu ti porti dietro fino alla fine sono quelle che ti fanno volare. E Fabio è stato una di queste. Fabio per me è stato fondamentale ed è fondamentale tuttora. Dal 2007 e dal 2006 è diventato un punto comunque fermo della mia vita, in tutti i sensi. Quindi lui è stata la persona che mi continua comunque a far volare. Ho visto prima del materiale molto interessante. Mi racconti i titoli che hai conquistato? Allora, non sono mai stata tanto in estrema italiana, però ho conquistato parecchi podi a livello juniores, arrivando quasi in tutte le competizioni tra le prime 5, sia in pista che in cross, e sono arrivata terza ai campionati dei nani di mezza maratona a 20 anni. E quest'anno ho vestito la mia maglia azzurra, la mia prima maglia azzurra ai mondiali universitari di corsa campestre. È stata un'emozione grandissima perché siamo arrivate terze e era da 17 anni che l'Italia non saliva sul podio in una competizione del genere, e è stato commovente comunque.